Beh, intanto benvenuti, questo qui è il secondo appuntamento del percorso Zero Scuse Challenge online, dei training. Ce ne saranno altri, ovviamente questi due qua sono quelli programmati e promessi che sono molto contento di fare. Stasera sono particolarmente emozionato e eccitato perché rivedendo questo training, che era un qualcosa che avevo sperimentato e avevo creato anni fa, mi sono ricordato tante cose, ma soprattutto mi sono ricordato che cosa è successo dopo che avevo creato questo training, quali sono stati gli obiettivi che sono riuscito a realizzare. E quindi mi ha creato un po' di emozione, perché noi viviamo per soddisfare stati emotivi e stasera lo vedremo quanto è importante. E ovviamente un'altra cosa che è importante da tenere in considerazione, da sottolineare: i nostri ricordi non sono nella mente, vero? È vero che abbiamo i ricordi, ma i veri ricordi sono nella pancia. Ogni volta che pensiamo a un qualcosa, la vera differenza, del valore di quella situazione ce l'ho dall'emozione che proviamo. Quindi a volte vi sarà capitato di vivere delle emozioni simili che vi ricordavano situazioni del passato, e la prima cosa avrete sicuramente notato che avete provato le stesse emozioni, perché i ricordi sono le emozioni, non sono le immagini, ma sono il valore emotivo che diamo a quello che viviamo. Ed è molto importante questo concetto perché tornerà molte volte, soprattutto questa sera. Abbiamo già parlato l'altra volta di quanto viviamo per soddisfare stati emotivi e diventa parte integrante. Uno dei delle, diciamo di, delle scoperte che ho fatto, non l'ho scoperto io, ma diciamo che l'ho scoperto e l'ho portato nella mia vita. E quando ho capito che è proprio questo il concetto, la qualità della vita è determinata dalla qualità delle emozioni, ma le emozioni sono determinate da come noi viviamo, cioè interpretiamo quello che viviamo. Quindi una frase che troveremo dopo, che ve l'anticipo adesso, è che sono le emozioni che creano la vita, non è la vita che crea le emozioni. Ed è fondamentale perché ci porta ad ottenere e a raggiungere quella che io chiamo felicità interiore, che ci permette comunque a prescindere di affrontare la vita in maniera differente. Poi, che si ottengano risultati o non si ottengano, quello è una conseguenza, ma ogni cosa che facciamo, anche se non otteniamo un successo, quello che viene chiamato successo, che poi per ognuno è differente, noi comunque stiamo bene, nel senso non viviamo quella sensazione di frustrazione, di dolore e di tutte quelle emozioni inferiori. Quindi, bene, detto questo, i 5 step per il successo, come raggiungere qualsiasi obiettivo. La cosa che mi piace ricordare è che sono obiettivi trasversali. Cioè, quindi noi siamo partiti in questa challenge per ottenere risultati a livello di trasformazione fisica, avere più energia, avere miglior forma fisica, migliorare le performance, ma non viviamo compartimenti stagni. Le strategie, le tecniche valgono in tutte le aree della vostra vita. Quindi vedremo questo, diciamo nello specifico in questo campo, ma possiamo ovviamente andarlo a applicare in qualsiasi campo della nostra vita. E questo più che altro per chi vedrà questo training dopo, perché voi avete la fortuna di poter interagire questa sera, ma questo training probabilmente andrà poi registrato e verrà visto da altre persone che entreranno all'interno della Zero Scusa Challenge. E poi mi veniva già da farvi i complimenti perché ve l'ho detto, sono emozionato, ma ve li farò dopo. Capirete perché vi voglio fare i complimenti. Mi presento velocemente, mi chiamo Vito Torgani, per chi non mi conosce, sono un biohacker, sono un imprenditore digitale e sono un community based marketer. E tutto quello che volete sapere di più su di me lo troverete sui social, sia su TikTok, su Instagram che Facebook. Questi qui sono i riferimenti. Ma non è questo ovviamente il fulcro di parlare di me. Stasera invece parliamo di quello che sono in maniera pratica e semplice. Io ho cercato di schematizzare il più possibile perché nella vita ho seguito tante formazioni, ho letto tanti libri, ho seguito tanti anche incontri online, seminari, webinar, e alla fine una delle cose che riscontravo ovunque che è vero che ogni percorso può portare a destinazione, ma che ognuno di noi sceglie una propria strada. E più è semplice, più è schematica e più è duplicabile, quindi più persone lo possono fare. Se è troppo complicata, parole troppo complicate, tecniche troppo complicate, è vero che magari possono essere potentissime, ma purtroppo sono solo per poche persone. A me piace fare un qualcosa che possa essere per tutti. Vi ricordo i miei avvertimenti.
li troveremo sempre. Lo dico a voi, ma lo dico anche a me. Cioè, questo training è per noi, cioè non mi piace dire è per voi, è per noi, perché ogni volta che io faccio un training, che condivido un training, lo rivivo di nuovo. Come vi ho detto prima, riguardando questo vecchio format, mi sono venuti in mente tanti ricordi ed è stato comunque bello, piacevole, vi ringrazio perché in virtù di questo percorso sono andato a riprendere delle cose che ho fatto nel passato. Si parla di anni e anni fa, si parla di almeno 10 anni fa. Quindi non prendiamoci in giro, se vogliamo cambiare, migliorare qualcosa, dobbiamo essere onesti con noi stessi, perché non possiamo cambiare un qualcosa che non riconosciamo e non accettiamo. Non dobbiamo essere perfetti, perché la perfezione è una linea di tendenza. Tutti i giorni però possiamo fare qualcosa per migliorarci. Agiamo costantemente, la goccia può scavare la roccia e anche poco tutti i giorni i risultati ci sorprenderanno. Iniziamo adesso, non mettiamoci in condizione di aver rimpianti, non mettiamoci in condizione di dire un domani, ah, se avessi iniziato il 7 novembre del 2022, adesso, cioè, questo è una cosa che pesa tantissimo nello stato emotivo degli esseri umani, sono i rimorsi e i rimpianti. Quindi complimenti, quello che volevo dire prima, complimenti perché se vi ricordate il training, la presentazione che abbiamo fatto della Zero Scusa Challenge qualche settimana fa, mi sembra 2 settimane fa, ed era proprio, iniziava così, tutti vogliono, ma solo il 20% riesce. E voi fate parte di quel 20%, perché io nella mia vita, no? Allora dico una cosa che ho anticipato l'altra volta, ma la ridico adesso. Per anni ho fatto il coach, per anni ho fatto il formatore e quando si iniziavano i percorsi tutti, io voglio cambiare la mia vita, da domani faccio questo, scalo le montagne, nuoto attraverso la Manica, nuoto, faccio di qua, salto di là. E poi quando era il momento di incominciare ad agire, ti giravi e non c'erano. E quindi voi siete quelle persone, fate parte di quel 10% e sono sicuro che mettendovi in gioco arriverete a far parte di quel 9% e magari anche dell'1%. Questo non dipende da me, ma dipenderà da voi. Potete farlo, possiamo farlo. L'importante è che tutti i giorni agiamo con costanza e siamo onesti con noi stessi. Ci facciamo delle promesse che vogliamo mantenere, perché stare bene si può, migliorare la qualità della vita si può, magari non è sempre facile, ma si può. Quindi, ricomplimenti, andiamo avanti, perché sappiamo che non è una questione di creare obiettivi, perché obiettivi se ne possono creare tantissimi, sono quelle persone che sognano, ma il sogno, il pensare positivo deve essere seguito dall'agire positivo e dal vivere positivo, non è solo pensare positivo. E questo è il rischio di tante persone che creano tanti, cioè sognano tanto, creano tanti obiettivi, desideri, poi non fanno niente per raggiungerli e purtroppo diventano delle illusioni. E come tutte le illusioni, se ovviamente non verranno mai, non si concretizzeranno mai, diventeranno poi delle delusioni e cominceranno a dire: ah, ma io non posso farlo, io sono sfortunato, io volevo fare questo, volevo fare l'altro. E la prima domanda che gli si fa a queste persone: ma che cosa hai fatto per ottenere quello che desideravi? Che cosa hai fatto per ottenere il tuo obiettivo? Si racconteranno delle balle, si racconteranno che hanno fatto questo, hanno fatto l'altro, ma alla fine il 90% delle volte non hanno fatto niente. E le 3 domande di rito: sai quello che vuoi, conosci il prezzo da pagare e sei disposto a pagarlo. Questo, come ho detto prima, tornerà sempre utile. Andiamo solo a vedere velocemente, perché voi avete visto, sono dell'idea che le persone che sono qua hanno visto il primo step, perché spesso non si ottengono risultati, mancanza di motivazione, mancanza di conoscenza, mancanza di capacità, mancanza di coraggio, mancanza di credo, mancanza di costanza, mancanza di pazienza, mancanza di obiettivi sbagliati, questo l'abbiamo visto l'altra volta, e fare troppe cose contemporaneamente, perché l'altra volta mi sono dimenticato di inserirlo. Ma c'è una cosa soprattutto che bisogna tenere in considerazione, è follia, diceva Albert Einstein, pretendere risultati diversi facendo sempre le stesse cose. Ecco, tornando al discorso di prima, tante persone pretendono e si illudono di ottenere dei grandi risultati, ma non cambiando nulla, non mettendosi in gioco. È vero che si fa fatica, però a volte diciamo che si fa più fatica a stare fermi,
Perché quando la vita peggiora, noi siamo, una volta si diceva che siamo destinati ad evolvere. A me piace dire, tanti dicono che siamo destinati ad evolvere, a me piace dire che siamo programmati per evolvere, ma ci saranno alcune persone che evolveranno e ci saranno persone che involveranno e che regrediranno. Quindi per andare avanti è un atto consapevole. Se volete di questi aspetti ne possiamo parlare delle ore perché si va a toccare un altro ambito a me molto caro, che è quello della crescita interiore, e non è detto che non si arrivi a parlare anche di questo nei prossimi mesi, nei prossimi incontri. E vi ricordo, e io sono dell'idea, se siete qua, che avete creato il vostro obiettivo, deve essere specifico, misurabile, attivo, realistico, tempificato, emozionante, ecologico. Perché lo ripeto? Perché ovviamente è funzionale, perché il primo step è creare l'obiettivo. Diciamo che è un secondo step, poi capirete perché, però stasera se non c'è questo obiettivo ben chiaro, ovviamente si farà fatica ad andare avanti. Se per caso non l'avete ancora visto, cioè non avete ancora creato il vostro obiettivo, non c'è problema, ci possiamo sentire con qualcuno di voi, mi sono sentito privatamente perché mi è stato chiesto. La registrazione di questa sera a chi è presente gliela manderò in privato, quindi la potrà vedere quante volte vorrà, perché magari stasera non era ancora pronto con l'obiettivo ed è importante che ci sia. Quindi detto questo, ultima parte, diciamo, di recap dell'appuntamento di venerdì scorso, ma c'è una cosa in più. Se non gestisci la tua mente, lei gestirà la tua vita. E poi abbiamo visto che la mente, vi ho spiegato, cioè abbiamo visto come la mente è un servomeccanismo che possiamo controllare, se sappiamo come fare. Abbiamo visto che è programmata per farci sopravvivere e per farci colpire gli obiettivi quando sono conosciuti o per farci trovare gli obiettivi quando non sono conosciuti e puntini, puntini, puntini. Stasera andremo ad aggiungere un altro tassello perché la nostra mente ha un altro programma che adesso vi metto la curiosità, ma ve lo svelerò in tempo, un minuto, e andremo a capire qual è l'altro programma. E come dicevo l'altra volta, se noi sappiamo come funzioniamo, possiamo biohackerarci, possiamo hackerarci meglio. Oppure potete anche semplicemente fidarvi di quello che condividiamo con voi e farlo. Se invece siete un po' pignoli, nel senso, ma forse pignoli non è la parola giusta, curiosi, curiosi è la parola giusta perché io mi definisco una persona curiosa alla ricerca costante della felicità. Perché la felicità non è uno stato, come tutti gli stati emotivi, non è uno stato emotivo permanente. Ok? È chiaro questo? Non vedo i commenti, ma poi lo vediamo insieme. Tutti gli stati emotivi sono stati emotivi non permanenti. Quindi la felicità è un qualcosa che va ricercata dentro di noi e va mantenuta nel tempo, come qualunque altro stato emotivo, ma anche la paura, la vergogna, tutti quegli stati emotivi brutti che vi possono venire in mente, che sono stati emotivi inferiori, non sono permanenti. Certo che se noi li alimentiamo diventano consistenti, ma permanenti per sempre è impossibile, è impossibile. Ok? Lo stato emotivo della felicità è un altro stato emotivo permanente, non permanente, quindi dobbiamo fare in maniera tale di alimentarlo. E quando sono partito dal fatto della curiosità, a me è sempre piaciuto, mi diverte proprio, andare a cercare il motivo, capire perché succedono le cose, ma non le cause, le dinamiche, le regole, perché quando io le comprendo, io le posso applicare in tutte le aree della mia vita. Ed è quando dicevo prima dello stato emotivo, il fatto di aver compreso e metabolizzato che sono le emozioni che creano la vita e non il contrario, mi ha cambiato da così a così. Ho incominciato a vivere la vita in maniera diversa, a godermi quello che mi accadeva, comunque a prescindere, e a trovare quella formula che forse vi ho detto l'altra volta, che alla fine a me andrà sempre bene, perché da ogni situazione, anche per quanto possa sembrare brutta, dolorosa o altro, io imparo sempre qualcosa e ne esco sempre comunque più arricchito e più nutrito. Mi piace dire nutrito perché comunque è una parola che torna molto utile. Come funziona la mente? Questo è molto importante stasera, quindi focalizzatevi in questo passaggio perché è uno dei passaggi più importanti. Ci ricordiamo che
Noi ci muoviamo o per allontanarci dal dolore o per avvicinarci al piacere. Il problema è che quando troviamo troppo dolore, siccome il nostro cervello, noi siamo programmati per soffrire di meno, tendenzialmente quando c'è qualcosa che ci crea disagio o dolore, tendiamo a toglierlo. Però ricordiamoci che è follia pretendere risultati diversi facendo sempre le stesse cose. Le cose che andremo a vedere stasera non sono sempre nella zona di comfort, in una zona di agio. Bisogna alzare l'asticella, bisogna fare qualcosa di diverso. E quel qualcosa di diverso, qualcosa di nuovo, e magari fuori dalle nostre, quelle che noi pensiamo che siano capacità e competenze, non è sempre così piacevole. E quindi cosa fanno le persone? Dicono che vogliono fare quella determinata azione, poi gli fa male e tornano indietro. Vi racconto un aneddoto che è funzionale a questo. Conosco una persona che fa il Tour de Jeanne. Tour de Jeanne è una cronoscalata in montagna, è una gara che dura praticamente, mi sembra, 3 o 4 giorni, continuativa. Ci sono 30.000 metri di dislivello e non è che parti e ti riposi, cioè tu parti, sono 364 km, mi sembra, e tu devi correre, cioè finisci quando arrivi alla fine della gara. E quando dormi? Quando ti capita durante la gara. Quando mangi? Quando ti capita durante la gara. Puoi camminare, correre, puoi fare quello che vuoi. L'importante è che tu arrivi alla fine di questo Tour de Jeanne. E questa persona, raccontando la sua esperienza, tra l'altro l'ha fatto con i prodotti che trovate nel nostro menu, lui ha detto, gli ho chiesto qual è la cosa più difficile da fare. Lui mi ha detto, è superare la prima fase di dolore, perché quando tu parti è normale, cioè tu devi mettere in testa che fa male, però se ti fermi quando fa male non arriverai mai alla fine, quindi devi sapere che ti fa male e devi sapere che devi continuare quando ti fa male. Una volta passata quella soglia di dolore, il dolore lo sentirai di meno, quindi partire e fermarsi al primo dolore non va bene. Quindi sappiamo che probabilmente ci farà male, probabilmente dovremo fare delle cose scomode, ma se ci fermiamo lì, questo ci allontana dal nostro obiettivo. Trasformare il dolore in piacere non è facile, a meno che non si vada a dare la risposta alla prima domanda che adesso andremo a vedere insieme. Anche questo, mi è piaciuto ripeterlo, non esiste vento favorevole per il marinaio che non sa dove andare, perché comunque alla fine è questo, e quindi entriamo ufficialmente nel vivo della condivisione di oggi. So che magari queste parti qua l'avete viste e le avete già viste, però era fondamentale fare il recap, se no facciamo fatica a collegare gli aspetti che andremo a vedere questa sera. Chi domanda? Chi domanda? Comanda. L'avete sentito dire magari milioni di volte e andremo a capire stasera. Vi ricordate quando ho detto la mente è programmata per colpire gli obiettivi quando sono conosciuti ed è programmata per trovare gli obiettivi quando questi non sono conosciuti? E la nostra mente è programmata anche per dare risposte alle nostre domande. Quindi, più le domande sono potenti, e più il cervello farà in maniera tale di dare risposte potenti. Se la domanda è perché capitano tutte a me? Ho fatto anche un training sul chissà perché capitano tutte a me. Se tu incominci a pensare questo, è una domanda sbagliata, è una domanda, scusate, è una domanda non utile, perché incominci ad andare a trovare le scuse, ti sentirai vittima, e questo è colpa di questo, è colpa dell'altro, è colpa mia. Cioè, il perché mi capitano certe cose è entri in un loop che non ne esci. La domanda potente da fare, una delle domande potenti da fare la vediamo per prima. Sono cinque le domande potenti, che sono i cinque step per successo, sono le cinque domande più potenti che voi vi possiate fare. E quindi quando cercavo di capire come schematizzare questi step per raggiungere il successo, per aiutarvi a raggiungere il successo, che poi, come ho detto prima, il successo è un qualcosa di personale, mi è venuta in mente questa condivisione qua. Chi domanda, comanda. Quindi queste cinque domande che noi
È importante che ci facciamo ogni volta che iniziamo il percorso, ogni volta, magari anche tutti i giorni, anche tutte le mattine quando ti svegli, anche, ecco, questa potrebbe essere una nuova routine che mi inserisco, oltre a compilare un diario delle emozioni, tutte le mattine mi farò queste 5 domande e questo, se, credetemi, non rimanete alla teoria, andate nella pratica. Vi farà fare quello che si chiama un salto quantico, perché saremo talmente tanto concentrate nel dare quelle risposte lì che è inevitabile che noi otteniamo i risultati che vogliamo, ma soprattutto andremo a focalizzare, andremo a concentrare, a incanalare il nostro pensiero verso quello che noi vogliamo ottenere. E non daremo spazio invece a tutti quei programmi che magari nella vita ci hanno portato lontano da quello che desideravamo. Prima domanda. La più importante. Perché? Ma non perché mi succedono le cose, perché voglio ottenere quel risultato. Attenzione, abbiamo parlato di obiettivi, quindi di un qualcosa di materiale, di un cosa. Invece adesso andremo a parlare di emozioni. Viviamo per soddisfare stati emotivi. Fateci caso. Fateci caso, tutte le grandi scelte, perché magari le piccole scelte non ve le ricordate, le avete fatto per soddisfare uno stato emotivo. Avete cambiato lavoro, avete cambiato casa, avete cambiato partner, avete cambiato compagno o compagna, ma l'avete fatto semplicemente per soddisfare uno stato emotivo. E lo stato emotivo non c'è stato emotivo giusto o sbagliato. Esistono stati emotivi inferiori. Le famose emozioni basse, che sono tutte quelle emozioni che ci fanno stare male, e gli stati emotivi superiori, le emozioni alte, tutte quelle emozioni che ci fanno stare bene. E la nostra vita è fatta di alti e bassi, è fatta di emozioni basse e di emozioni alte. Quando viviamo emozioni basse, dobbiamo riconoscerle e trasformarle in emozioni alte. Quando viviamo emozioni alte, dobbiamo fare in maniera tale di mantenerle, sapendo che non si può sempre stare nell'alto, ma non si può sempre stare nel basso. Quindi è un'altalena di emozioni, è un po' come il cuore, alto, basso, B, 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 positivo, negativo, positivo, negativo. La stessa cosa è la vita. Emozioni alte, emozioni basse, emozioni alte, emozioni basse. È vero che quando sono basse farò in maniera tale che si alzino e quando sono alte farò in maniera tale di mantenerle. Perché se non c'è questa alternanza, c'è solo una cosa. Immaginate il cuore che fa bi 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 bi. Quando non si vivono più emozioni, si è magari non morti fisicamente, ma si è morti emozionalmente ed equivale alla morte fisica, secondo me. Quindi, uno, qual è quello stato emotivo? Prendetevi un secondo che volete raggiungere grazie all'obiettivo che vi siete dati. L'altra volta abbiamo visto quali sono le emozioni che provate pensando al raggiungimento di quell'obiettivo. E questo è fondamentale perché se io riesco a creare quell'emozione dentro di me, immaginiamo che io voglio raggiungere quell'obiettivo perché raggiungendolo mi sentirò felice. Però attenzione a una cosa, quello che ho detto prima, vado avanti, scusate, svelo solo queste cose qui perché sono funzionali. Le emozioni creano la vita e non il contrario. Forse l'ho fatto questo esempio l'altra volta, se non l'ho fatto lo faccio e se l'ho fatto lo rifaccio, non importa, ripetere fa bene. Pretendere, grande errore, di essere felici solo al raggiungimento di un obiettivo, questo equivale a, immaginiamo che le emozioni, siccome sono le energie che ci muovono, che ci danno lo sprone, è un po' come la benzina in una macchina. E quindi è come pretendere con la macchina a secco di arrivare al distributore di benzina per fare benzina. Non ci arriverò mai. Quindi se io non creo dentro quell'emozione che mi permette di raggiungere l'obiettivo, anche quando lo raggiungerò, non sarò mai soddisfatto, non riuscirò mai a provare quell'emozione. Al pari del, se non metto benzina nella mia macchina, non raggiungerò il distributore per mettere altra benzina. Quindi, se io creo lo stato interiore di felicità, avrò quell'energia tale che arriverò a ottenere il risultato e il risultato aumenterà il mio stato emotivo di felicità. E se per caso
per mille motivi che non dipendono da me, dipendono da me, non lo so, io non raggiungo quell'obiettivo, non andrò in frustrazione, non andrò in frustrazione. Quindi creare quello stato emotivo interiormente e vediamo come. Poi magari adesso sarà ovviamente marginalmente e superficialmente perché non si può andare troppo all'interno perché ci vogliono veramente, bisognerebbe fare degli esercizi, però fidatevi, una volta vi chiedo di fidarvi. Forse ve lo chiederò anche 2 o 3 volte. Fidatevi di quello che vi dico. Provare l'emozione, quell'emozione che voi avete segnato quando avete creato l'obiettivo, riuscire a creare dentro di noi e vedremo come, vi permetterà di raggiungere l'obiettivo e comunque di essere felici e soddisfatti di voi, anche se non arrivate proprio all'obiettivo, anche se lo sfiorate, anche se ci arrivate lontani. Ma il segreto è, la domanda è, volete raggiungere quell'obiettivo o volete provare quello stato emotivo? Se quello stato emotivo ve lo faccio provare comunque, a prescindere dall'obiettivo che raggiungerete, potreste essere felici lo stesso, potreste essere soddisfatti lo stesso. È ovvio che quando parliamo di trasformazioni fisiche e di salute, sappiate che magari non riesco a raggiungere subito quell'obiettivo che magari raggiungere quel determinato peso, raggiungere quella performance. Magari non riesco nel periodo che mi sono stimato, nel periodo di un mese e mezzo, 2 mesi. Ma se non ci riesco, non ci arrivo, sarò comunque soddisfatto lo stesso, ma avrò l'energia per continuare a cercare quell'obiettivo. Non mi demotiverò e non dirò, ah, basta, non sono capace, non lo so fare, nessuno mi ha aiutato. Quindi vi darà quell'energia tale da, ok, va bene, non sono riuscito, ma bravo Vito, hai imparato e vai avanti. Quindi vi permetterà di continuare ad avere quell'energia per poi raggiungerlo. Non dico che non va raggiunto. Magari ci potrò mettere un mese in più, 2 mesi in più. L'importante è che comunque nel cammino, come dice qualcuno, io mi goda il viaggio. Che stia bene, che sia soddisfatto con me stesso e che sia in pace. A me piace dire la parola pace, perché la parola pace rappresenta un po' tutto. Quindi la domanda è, quali stai provando adesso? Qual è quell'emozione dominante? Sono più le emozioni inferiori o le emozioni superiori? Non andarti a rifugiare in cose da fare per cercare di sedare un'emozione che stai provando. Le emozioni non si devono ignorare, non si devono sedare, non si devono anestetizzare. Sono quelle persone che dicono, ah, sto DM nel lavoro, ah, però ho la salute. Sto a DM nel rapporto, ah, però c'è il lavoro. Non c'entra niente, non esiste la compensazione. Perché se su 10 cose me ne vanno bene 9 e una mi va malissimo, purtroppo io porterò l'attenzione su quella che va malissimo e non porterò, vi ricordate che siamo portati a guardare cose che non vanno bene, invece di portarmi sulle 9 cose che vanno bene, mi porterò sulla cosa che va male. Quindi, quali emozioni vuoi provare attraverso il tuo obiettivo? Ma non ricordati, non pensare, ah, quando raggiungo quell'obiettivo sarò felice, sarò libero. Cavolate. Prima trova la libertà, la felicità interiore, che sarà quella che ti permetterà di ottenere. Perché è importante questa domanda del perché? Perché se identifico qual è l'emozione che io voglio provare in questo momento, cioè che voglio provare grazie all'obiettivo, io incomincerò a nutrire all'interno di me. Possiamo farlo stasera? No, stasera vi voglio dare un'infarinatura e andremo a lavorarci sopra nelle prossime, magari nel prossimo incontro. Magari l'incontro di, se vi piace, l'incontro del 28 di novembre lo faremo proprio sul potere. A me piace così. Tenevo un corso che si chiamava Il potere delle emozioni, perché sono veramente potentissime e sono quelle che ci permettono di vivere una vita di qualità. E poi anche qua, credi nei tuoi obiettivi e nelle tue capacità. Se io mi metto 10.000 obiettivi, ma poi dentro di me c'è quella vocina che dice Vito, ma lascia stare, non sei capace, non hai le competenze, guarda tutte le volte che non sei riuscito, e non credo in me e nelle mie capacità, tendenzialmente non riuscirò a ottenerlo. Questo ovviamente tornando al perché era importante rivedere stasera i passaggi, il famoso SMART-E, era per capire questo, che se io creo un obiettivo incoerente o incredibile, non riuscirò mai a raggiungerlo. Ricordatevi sempre che una delle
delle parole dell'acronimo deve essere un obiettivo realistico. Piuttosto iniziate con obiettivi più piccoli, ridimensionate gli obiettivi, non c'è niente di male. Invece di pretendere di fare la maratona di New York entro un mese, cominciate a mettervi come obiettivo, adesso dico i 10 km entro 2 mesi. Dico a caso, dico a caso, perché se io mi metto l'obiettivo della maratona di New York entro 3 mesi e dentro di me c'è quella vocina, sì, da una parte voglio farlo perché ho visto le persone che lo fanno, perché sarò figo quando lo farò, ma se dentro di me c'è quella vocina che mi dice Vito, ma lascia stare, dove vai? Non si fa. Noi facciamo solo quello che noi crediamo di essere in grado di farlo. E c'è una frase che adesso vedo Silvia e Silvia si metterà a ridere perché gliela dico tante volte, la condividiamo tante volte questa frase, Muhammad Ali, che sapete chi è, un pugile famosissimo, c'è un suo aforisma che è famosissimo, che dice, ho incominciato a dirmi che ero il migliore fino a quando non ci ho creduto io e non ci hanno creduto gli altri. Quindi lavorare sul proprio credo è fondamentale, ma è legato allo stato emotivo, è legato alle emozioni. E quindi andremo poi nello specifico anche sul potere del credo e il potere delle emozioni. Quindi le emozioni creano la vita e non il contrario. Quindi porta da subito le emozioni che vuoi provare nella tua vita. Se voglio essere felice, ad esempio, che cos'è già che nella tua vita ti rende felice? Porta l'attenzione su quello, alimenta la felicità. Gli stati emotivi, come vi ho detto prima, non sono stati emotivi permanenti per sempre. Quindi più io lo alimento, più faccio cose che mi rendono felice, più la felicità crescerà dentro di me e più avrò benzina per raggiungere il mio obiettivo. Altra cosa, fai un elenco dei tuoi successi. A volte uno dice, ah, ma non sono capace di fare questo, non ho fatto questo, ma ti fermi ogni tanto a scrivere tutte quelle volte che invece hai fatto bene tutte quelle volte che hai ottenuto dei successi. Purtroppo, fin da piccoli, anche quando andiamo a scuola, tendenzialmente l'istruzione, diciamo il sistema scolastico italiano, è più orientato al dare a cercare l'errore piuttosto che a gratificare quando uno fa bene. E quindi, fin da piccoli, nasciamo con questa sindrome dell'errore. Cioè, portiamo l'attenzione alle cose che non sono andate bene, dimenticandoci, porca miseria, come abbiamo visto l'altra volta, delle cose belle, delle cose belle. E quindi, una volta che hai fatto l'elenco di tutti i tuoi successi, scrivitelo questa cosa qui, o ripetitelo. Se l'ho fatto quella volta, Z è per dire, se l'ho fatto quella volta, allora lo farò anche questa volta. Se nel lontano 1994, adesso dico a caso, ho raggiunto quell'obiettivo, sono sempre io. E se andate a vedere e andate a cercare i vostri successi, capirete che li avete ottenuti perché eravate motivati, perché c'era un'emozione forte, perché credevate in voi e magari avete fatto delle cose che per la maggior parte delle persone potrebbero essere incredibili, ma voi le avete fatte. Perché? Perché c'era proprio il potere delle emozioni, quindi un po' il segreto della vita è andare a ricreare questo stato emotivo di potere e di credere in noi stessi. Ovviamente si va per gradi, se non siete abituati a fare la maratona di New York, si incomincia a camminare. E poi l'altro segreto è visualizza continuamente il tuo obiettivo realizzato nella maniera più vivida possibile. Che cosa vuol dire? Sto cercando di vedervi in prima persona, quindi non vedervi dall'esterno. Quindi immaginate che avete raggiunto il vostro obiettivo, come vi sentite, chi c'è intorno a voi, cosa vi dicono, i profumi, come siete, cioè dove siete, cioè cercare di mettere più emozioni possibili. Io da anni, forse l'avevo detto l'altra volta, se non l'ho detto lo ripeto, scusate, non ho l'Alzheimer, però sono cose che io ripeto, io prima di andare a dormire alla sera, prima di addormentarmi, io faccio il film della mia vita. A volte ripercorro, cioè nel senso mi immagino la giornata il giorno dopo, a volte ripercorro magari la mia vita, cioè metto in testa quello che è il film di quello che voglio ottenere. Ed è un'abitudine. Ricordiamoci sempre che il nostro cervello elabora gli input. Se io prima di andare a dormire li butto dentro M, li butto dentro dei problemi, li butto dentro delle cose non piacevoli, lui non si chiede è giusto o sbagliato, lui elabora i dati che gli dai, come un computer, gli metti dei dati, lui li elabora. Se io gli do continuamente emozioni positive, immagini positive, quello che voglio fare, quello che desidero, emozioni,
Lui che cosa elaborerà? Tutti questi dati. E quale sarà la risposta? In linea ai dati che noi gli introduciamo. Seconda domanda potentissima, seconda di cinque. La prima era quella un po' più non complicata, quella dove bisogna mettere un po' più di tempo. Adesso andiamo a vedere le altre, poi ci sarà la sessione domande e risposte e poi andremo ovviamente nel tempo, perché non pretendete di ottenere tutto e subito, andremo nel tempo ad aiutarvi a ottenere i risultati che desiderate. Quindi cosa? Prima domanda, perché lo faccio? Perché lo faccio? Se non trovo questa risposta, ricordatevi sempre il cervello che deve colpire gli obiettivi, deve rispondere alle domande e deve trovare gli obiettivi da colpire. Se il perché è forte, il cosa è una conseguenza. Quindi cosa? E mi piace questa frase qui, non so chi è che di voi vedeva l'A-Team, adoro i piani ben riusciti. Colonnello John Hannibal Smith. Fai un elenco delle azioni che devi, diciamo che di solito non metto il devi mettere in campo per realizzare il tuo obiettivo. Adesso poi dopo vedremo che cosa. Fai un elenco dettagliato delle azioni che devi mettere in campo per realizzare il tuo obiettivo, del tipo alimentazione low carb, attività fisica, alzarmi alle 5, alzarmi alle 8, andare a dormire, cioè tutte quelle azioni che sai che sono funzionali per raggiungere il tuo obiettivo. Bere i chetoni, mangiare così, mangiare a quest'ora, stare all'aria aperta, un po' tutti i consigli che stiamo condividendo con voi in questi giorni qua. Non dovete farli tutti, incominciate per gradi. Ricordatevi sempre che è importante che sia coerente e credibile per voi, perché se no, se buttate tante cose dentro e andate in frustrazione perché non riuscite e se non siete abituati a farle, ed è il problema, il rischio che smettete. Meglio poco, ma tutti i giorni. Se il tuo perché è forte, nulla ti fermerà. Quindi l'altro step, secondo step, cosa? Fai l'elenco delle azioni che devi mettere in campo per realizzare il tuo obiettivo. Non devi farle stasera. L'importante è che le fai. Poi le vediamo insieme, se avete piacere, le vediamo insieme. Non, a me fa piacere vederle insieme a voi. E qui andiamo un pochettino, andiamo a capire quali potrebbero essere degli ostacoli e delle trappole. Terza domanda potente è come, perché, ok, cosa, come, altra domanda potentissima. Il tempo a disposizione è uguale per tutti, diverso il modo come lo si utilizza. Metti a calendario le azioni tenendo in considerazione che a qualcosa dovrai rinunciare e che dovrai fare qualcosa di scomodo. Adesso la metto così, nella prossima slide andiamo a specificarlo, che cosa vuol dire questo. E sempre qua, se il tuo perché è forte, nulla ti fermerà, perché se la motivazione è così potente, sarai in grado ovviamente di scavallare le montagne. E quindi è questo, non prenderti impegni che pensi di far fatica a mantenere. Oggi ho parlato con una persona che penso che sia presente questa sera qua e che mi ha detto che sa che deve fare una determinata cosa per raggiungere il suo obiettivo. Allora abbiamo fatto una chiacchierata e abbiamo visto che magari invece di fare quella cosa che gli pesa la matti perché non le piace, si possono fare altre cose che invece sono più piacevoli. Perché se faccio una cosa che mi diverte, se faccio una cosa che a mio agio ovviamente il risultato è migliore. Poi a volte invece bisogna fare delle cose scomode, però se il potere del perché è così potente, sono delle idee che riuscirete a fare qualunque cosa. Trova il giusto compromesso, trova il giusto compromesso. Noi sappiamo che nell'arco della giornata, la nostra giornata è fatta di 24 ore come quella di tutti quanti, e ci sono persone che riescono a fare in 2 ore quello che le persone normali non fanno in 10 anni. Perché? Perché semplicemente riescono a focalizzarsi. Una delle altre cose importanti è focalizzarsi su un obiettivo. Non mettere 50 cose, non creare 10.000 abitudini nuove, ma crearne poche per volta. Man mano che mi abituo, alzo l'asticella. È un po' come pretendere di saltare 3 metri in altezza se non hai mai saltato neanche 10 centimetri. Salta 10 centimetri, poi salta nei 20, poi salta nei 30, poi salta nei 50,
poi saltane 80 e poi salta 1 metro, 2 metri e 3 metri. Trova il giusto compromesso per portare nella tua vita quello che vuoi fare. Abitudini. Fai un recap delle abitudini, delle tue abitudini quotidiane. Sono dell'idea che quando mi è capitato più di una volta, magari potrebbe capitare anche con voi, che quando uno mi dice non ho tempo per fare questo, si fa un'analisi del tempo e si va a capire che non è che non hai tempo, è che o lo usi male, quindi lo usi per cose che non sono utili, o lo perdi, magari facendo cose in un'ora che potresti fare in 10 minuti. Adesso dico a caso, estremizzo. Quindi non è mai una questione di tempo, è una questione di gestione del tempo sulla base delle priorità. Che cos'è priorità per te? Se uno ti dicesse hai X anni di vita ancora, ok? So che è forte, ma se non fai queste cose oggi potresti non arrivare domani? Se per te il valore vita è molto elevato, so che è estremizzo, so che è forte, capro, il tempo lo trovi. Sono certo che il tempo lo trovi. Sono certo che il tempo lo trovi. Quindi non è mai una questione di tempo, è una questione di gestione del tempo e di priorità alle cose che fai nella giornata. Se analizziamo una qualsiasi giornata, ci rendiamo conto che tanto tempo è sprecato in cose poco utili. Ma se noi le gestiamo quel tempo lì, sono dell'idea che si trova il tempo per fare tutto. Ad esempio, imposta la sveglia. Non riesco perché non ho tempo al mattino. Svegliati un'ora prima. Ma svegliarmi un'ora prima e poi sono stanco. Vai a dormire un'ora prima. Priorità. Perché? Perché lo fai? Perché vuoi ottenere quel risultato? Se non è forte quello, non ti sveglierai neanche 5 minuti prima, neanche 1 minuto prima. Non andrai a dormire un'ora prima, neanche 2 minuti prima. Questione di priorità e di gestione del tempo, che è una conseguenza delle priorità del perché. La routine del mattino. Che cosa fai al mattino? Fai delle routine potenzianti o depotenzianti? Attività fisica. È importante farla, sì, ma non devi andare tutti i giorni in palestra e staccare 200 kg di squat o di panca. Muoviti tutti i giorni, 10 minuti, un quarto d'ora. Bevi chetoni, che ovviamente siete qua, adesso sto dicendo non è promozione, cioè siete clienti che bevete chetoni, quindi è normale che ne parli. I chetoni vi danno molta energia, ma i chetoni se li compri e tengo lì non funzionano. È come avere il Ferrari in garage, vanno utilizzati. Uno, due, tre al giorno, però usateli perché fanno bene, perché scientificamente provato che fanno bene. Alimentazione low carb, perché se bevo i chetoni e mangio carboidrati non funziona. Bevo i chetoni, alimentazione low carb. Ok, non riesco tutti i giorni, riduco i carboidrati. Una volta alla settimana, tra virgolette, sgarro, che poi parleremo anche dello sgarro. Gli alcolici, diminuisco gli alcolici, se li bevo, li tolgo. Non lo so, adesso dico delle cose a caso. Bevo più acqua, riposo meglio, non riposo di più, riposo meglio. Non so se avete mai sentito parlare della tecnica dei microsonni. Adesso magari se Ale è qua che mi ascolta, non lo vedo, magari so che sta testando tante tecniche di biohacking, magari andrà a testare anche quella del riposo, del biohacking sul riposo. Cosa ti piace fare? Fai un elenco di cose che ti piace fare. Se riesci, metti cose che ti piacciono fare. Se invece non ti diverte, se invece sono cose che non ti piacciono fare, non ti dico di non farle. Ricordi tu perché e cosa ti diverte. Fai delle cose che ti piace fare, scusate, era la stessa cosa, che ti piace fare e che sei bravo a fare. Scusate, c'è un errore. Cosa ti piace fare? È divertente e cosa sei capace a fare? Se hai delle cose che ti piace fare e sono divertenti, mettile come priorità. Se no, ricordiamo sempre, se ti fa male, sappi che ti può far male e potresti smettere, oppure se ti fa male, andare avanti perché il tuo perché è molto forte. Quando? Se non ora, quando? Quando vuoi iniziare? Da lunedì, da martedì? Da gennaio, da febbraio, chi rimanda, rimanda sempre. Fatti questa domanda: come migliorerà la mia vita quando otterrò quel risultato? Oppure, dipende un po' dalla leva, come peggiorerà la tua vita se non ottieni quel risultato? Scrivetevi queste cose qua, fate uno screenshot. Immaginate come migliorerà la vostra vita quando otterrete quel risultato, qualunque tipo di risultato, obiettivo che avete in testa. E come peggiorerà
la vostra vita, la nostra vita se non lo otteniamo. Domande potentissime. Chi domanda comanda, il cervello è programmato per darci una risposta. E ovviamente se il tuo perché è forte, nulla ti fermerà. E ultimo, ma non ultimo punto, scusate, e agisci senza fretta, ma senza sosta, ne abbiamo già parlato prima, quindi non rimandare, inizia adesso, non pretendere da te troppo, pretendi quello che per te è credibile. Non lo determino io, perché non ho questo potere per fortuna. Ascolta il tuo corpo, ascolta i tuoi sogni, ascolta il tuo perché, ascolta le tue motivazioni, e lì troverai il agisci senza fretta ma senza sosta. Ultimo punto, altra domanda potente è: con chi? Con chi lo faccio? Con chi? Con chi? Siamo tutti interconnessi e per natura evolviamo grazie alla comunità. Quindi è utile ed è nella nostra natura che impariamo attraverso l'esempio degli altri. Fare da soli ce la puoi fare? Yes, sì, però come un motto che ci contraddistingue nel lavoro che facciamo è better together, insieme è meglio. Se si è insieme si scambiano conoscenze, si scambiano informazioni e c'è anche quel supporto. Quindi la domanda è: che tipo di persone frequenti? Sono persone che raggiungono gli obiettivi o sono persone con il famoso 80%? Bisogna stare attenti che non vi dico di cambiare l'ambiente, ma di frequentare il più possibile persone potenzianti, persone che vi nutrano, persone che abbiano voglia di fare, non persone sempre mogie, tristi, incazzate. Si può dire incazzate? Sì, vabbè, intanto ormai l'ho già detto. Cercate di frequentare persone vivaci, allegre, persone che hanno voglia di fare e sarete spronati, sarete influenzati a farlo anche voi. E cercatevi soprattutto queste tre figure. Un mentore, una persona che può essere un personaggio famoso, una persona che conoscete, una persona che abbia già ottenuto quello che volete ottenere voi. E magari se la conoscete chiedeteli: come hai fatto? Come hai fatto a ottenere quel risultato? Come hai fatto a raggiungere quell'obiettivo? Un supporter, quindi una persona o più persone che credono in voi, e dei buddy, delle persone che lo fanno con voi, che vi stimolano. E può essere la stessa persona e utilizzate nelle chat, nella chat, io, Silvia, Ale, scriviamo spesso, vi chiediamo di interagire. È lì il posto migliore, perché noi abbiamo creato questo percorso per fare in maniera tale di aiutarvi, supportarvi, per farvi trovare la strada per ottenere. Noi siamo pronti a supportarvi, però dovete fare la vostra parte. E se io guardo e leggo e non interagisco, e vi ricordate una delle prime cose che ho detto nei primi giorni, io alimento ciò che faccio, ciò che vedo più spesso. Se io mi abituo a vedere tutti i giorni la chat e vado a leggere il messaggio, quel messaggio risveglia in me qualcosa e inconsciamente il mio corpo, il mio cervello si dirige verso il risultato. Non pretendete, è fuori pretendere risultati diversi facendo le stesse cose. Ah, ma vedere la mattina la chat. E allora guarda Netflix, cosa vuoi che ti dica? Ma non pretendere di ottenere dei risultati, adesso dico a caso, se guardi Netflix o se non guardi la nostra chat. Lì troverete tutti gli stimoli, gli spunti che vi permetteranno di ottenere risultati. Dai, 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 sono certo che se non è subito, non è fra un mese, non è. Sono certo, è matematico che voi lo otteniate. Lo so che lo dico una cosa potentissima e forte, è matematico che lo otteniate. È matematico. Compromettetevi con loro, con queste persone, a dire: io voglio fare questo, mi aiuti? Mi aiuti? Chiedete aiuto in chat, chiedete dei buddy in chat, è fatta apposta questo percorso, se no ognuno faceva quello che voleva. Qual è il valore aggiunto? Tanti prodotti li avreste, adesso scusa, dico una cosa, che tanto, cioè, i prodotti li avete comprati comunque, cioè ce l'avete già. Utilizzatele al meglio, tutto questo materiale, tutte queste informazioni sono gratuite, ma noi ci teniamo che voi teniate risultati, che sfruttiate al meglio il potere dei chetoni, perché noi sappiamo che funzionano se sono utilizzati in maniera corretta, lo sappiamo, l'abbiamo visto, l'abbiamo provato su di noi, ma vanno utilizzati con cognizione di causa, ok?
Chiaro? Non vedo nessuno si iscrive, però penso che sia chiaro e che sia una cosa che era doveroso dire. Sento perché è forte, nulla ti fermerà, tanto per cambiare. E qui c'è il riepilogo di tutto quello che sono detto prima. Questi sono punti importanti. Li condividerò, adesso poi vedrò chi c'è in chat, lo condivido personalmente. Adesso vediamo, magari lo mettiamo anche in chat come cosa e così ve lo ricordate. Porta da subito le emozioni che vuoi provare nella tua vita, fai un elenco dei tuoi successi. Se l'ho fatto quella volta, lo posso fare anche questa volta. Visualizza continuamente il tuo obiettivo realizzato, fai un elenco delle azioni che devi mettere in campo per realizzare il tuo obiettivo, metti a calendario le azioni tenendo in considerazione che a qualcosa dovrai rinunciare e che dovrai fare qualcosa di scomodo, come migliorerà la tua vita quando, come peggiorerà la tua vita se, che tipo di persone frequenti, scegli le persone da frequentare. Se il tuo perché è forte, nulla ti ferma. Una bella tirata, eh? E quindi adesso interrompo intanto la condivisione.